Giro a destra, posso? Faccia pure. Ora ci sono un paio di cunetti. Però adesso per una decina di isolati c'è l'asfalto nuovo. Grazie. Non si preoccupi, signora, arriverà in tempo. Devo cambiare corsia. Pronta? Mio Dio, ma che cosa ti succede? Mi hai spaventata, stavo solo riposando. Lynn, i rappresentanti della Saint-Pierre arriveranno tra un quarto d'ora. È tardi. Svelta, dobbiamo andare. Già. Prima forse vorrei darti una rinfrescata. Sì. Va meglio? Mm-hmm. Scommetto che hai lavorato tutta la notte. Finalmente alle 3 ho capito che cosa non funzionava. Non li avrai rifatti tutti di nuovo? Sì, per forza. Denise mi ha incaricato di seguire il lavoro da sola. Non posso deluderla. Ti ha mai detto nessuno che sei troppo ansiosa? Ah, e poi stamattina il mio taxi ha quasi investito un uomo. Non ti dico lo spavento. Ah, sì? E quando tu mi hai svegliata avevo appena avuto un incubo. Sognavi di aver sbagliato un plissé? No, sognavo di cadere. Ah, allora sei una persona normale. Devo cominciare a dormire di più. No, te lo dico io che cosa ti serve. Kelsey, ora non cominciare a parlarmi di uomini. Ti prego, non adesso. Senti, sognare di cadere è un chiaro indice di ansia. Lo sanno anche i bambini. E mi devi credere, il modo migliore di liberarsi dall'ansia è un po' di sano, vecchio sesso. Ma che ti prende? Scusa, devo andare in bagno. Ci sei appena stata. Ci devo andare di nuovo. Ci vediamo nell'atrio. C'è qualcosa che devo fare? No, deve guardare la ruota
e ascoltare il metronomo. E non si dimentichi che l'ipnosi è solo concentrazione focalizzata. Concentrazione focalizzata che ci aiuta a riordinare la confusione della nostra mente. Ora comincerò a contare alla rovescia. Da 10 a 1. E lei entrerà in un tunnel buio. Un tunnel molto piacevole. Un tunnel in cui lei si sente bene, calma, rilassata. Non ha nessuna preoccupazione, nessuna paura. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ora vede una porta davanti a lei e dietro la porta c'è una luce. 4. Nella luce c'è il tempo in cui era felice e senza preoccupazioni. Lei le sta andando incontro e la luce sta diventando sempre più splendente. 3. Quella luce ora è così forte che riesce a malapena a guardarla. È quasi arrivata, sta per aprire la porta e oltrepassarla. 2, prende la maniglia e 1. Apre. Sono le mie cugine, Hilary e Beverly. Siamo nel giardino di nonna Rose. Ah, è il posto che amo di più al mondo. Bene. Adesso deve attraversare il giardino fino a un'altra porta. È molto rilassata. Ora vede la porta e dietro di essa una luce. Nella luce c'è l'episodio che le sta causando quei brutti sogni. Non abbia paura. Vada verso la porta. È quasi arrivata. Prenda la maniglia e apra la porta. In una stanza ci sono un uomo e una donna. La donna è Leilin? Sì. Parlo con lui di qualcosa. Qualcosa di gioioso. Siamo entrambi molto felici. In che anno si trova? Lo sa? ...1963. È marzo. In che luogo siete? In un appartamento, a San Francisco, credo. Lei come si chiama? Non me lo ricordo. E il nome di lui lo sa? No. Non riesco ancora a vederlo in faccia. Va bene. Ora voglio che superi questo momento e arrivi all'episodio che le ha provocato la paura degli ascensori. Non dimentichi che lei sta solo guardando, nessuna partecipazione. Niente può farle del male. Stiamo litigando per qualcosa. Sto piangendo. Devo andare via. Via! Voglio andare via. Devo andare via. Devo scappare. Sta arrivando. Sta arrivando.
adesso? No! Mi ha spinta! Sto cadendo! Aiutatemi! È tutto a posto, Lynn. Bene, ora conterò da 1 a 3. E quando arriverò a 3, lei si sveglierà, si sentirà bene e terrà a mente ogni cosa. 1. È completamente rilassata. Si sta svegliando lentamente. 2. È quasi sveglia. 3. Ora è del tutto sveglia e si sente bene. Apra gli occhi adesso. Stavo piangendo. Sì. Vuole un fazzoletto? Sì, grazie. Ha tenuto a mente tutto quanto? Sono stata... Lei è stata... ammazzata. La ragazza. Sono le persone che vedo sempre nei miei incubi. E se invece io le dicessi, signorina Matthews, che questi non sono incubi? E cosa sono? Penso si tratti di reminiscenze. Reminiscenze? Sì. Di cosa? Era un episodio di una vita già vissuta. Le è riaffiorata alla memoria una precedente esistenza, così come le è riaffiorato il ricordo della sua infanzia. Una precedente esistenza. Non crede sia possibile che le persone abbiano delle vite precedenti? Adesso devo andarmene. Oh, abbiamo ancora tempo. Avrà delle domande da fare. Adesso preferisco andarmene. Allora ho un consiglio per lei, Lynn. Ecco, prenda questa. Le potrà servire. È per l'autoipnosi. Potrà fare le regressioni da sola. Lynn, se non ha fiducia in me, le mostrerò centinaia di casi analoghi al suo. Grazie dell'aiuto, dottor Portman. Il giardino di nonna Rose, però... Quello era vero, non è così? Con questa linea siamo alla ricerca di un aspetto apparentemente modesto, ma misterioso. Un sofisticato anni 90 con un tocco di innocenza vecchio stile e di giocosità femminile. Ora, come vedrete, suggeriamo per l'uomo un look in sintonia. Un insieme di sportivo e di accurato, di libertà e di raffinatezza. Questi sono alcuni figurini della nostra nuova linea e suggeriamo alcune varianti, tutte ottenibili con minimi interventi di sartoria. C'è qualche domanda? Come ti è venuto in mente che avrebbero potuto interessarli? È roba del peggiore stile anni 60, insignificante, noioso. Sei la mia migliore stilista, ti rendi conto? Avevi la mia fiducia per questo incarico, sai quanto sia importante per noi. Siamo ancora in tempo per rimediare. Per fortuna sono riuscita a convincerli a darci un'altra chance. Mi metto al lavoro. Questa volta do l'incarico a Kelsey. Lynn, voglio che lavoriamo tutte e due insieme. Io invece dico che ti serve una vacanza. Denise, non ho bisogno. Non hai preso ferie da più di 2 anni e secondo me sei molto stanca. Hai un'aria sofferente e ti aggiri qui come uno zombie. E adesso anche questa. Hai diritto a 6 settimane, ma se ti serve più tempo per tornare in forma, fammelo sapere. Mi dispiace. Salve, sono Lynn Matthews. Lasciate un messaggio dopo il beep. Ciao Lynn, sono Kelsey.
Senti, ti ho chiamato un paio di giorni fa. Volevo solo essere sicura che stessi bene. Ci sei? Sono il dottor James Portman. Attraverso l'ipnosi ripetuta e la tecnica di autoregressione che apprenderete da questo nastro, immagini che prima vi erano oscure potranno diventare sempre più chiare, sempre di più. Un'altra tecnica che potrebbe esservi d'aiuto è quella della rivisitazione. Se riconoscete un luogo di una vita precedente, spesso è utile tornarci nella vita attuale. Andateci e non abbiate timore. Rivisitare vi aiuterà a chiarire i dettagli. Se stessi cercando un edificio e non sapessi dove si trova, secondo lei come potrei fare? O va agli uffici del registro edilizio, oppure chieda un bravo tassista. Qui ho un disegno. A costo. Palazzi come questo ce ne sono a dozzine, signora. Questo è quello che si vede da una finestra. Posso portarla in zona. Lei intanto si guardi intorno. Sì, d'accordo, grazie. A seconda di dove affacci il palazzo dovrebbe essere più o meno... Giri a destra, per favore. Bene. Volti a sinistra, lì all'angolo. È più avanti, sulla sinistra. Credevo che non ci fosse mai stata prima. Infatti è così. Tutto bene? Eh? Ah, sì, sì, tutto bene. Me lo dice lei quando vuole che ce ne andiamo. Non ci metterò molto. Tanto paga lei. Fate attenzione con quelle tavole laggiù. Non ti preoccupare, abbiamo quasi finito. Sì, sì, poi tocca sempre rifare tutto a me. Avanti, muovetevi. Thank you.
l'amor del cielo, signora, che cosa fa? C'è il vuoto lì. Io volevo solo dare un'occhiata. Me ne vado. Portale di sopra. Sto arrivando. Dio, il calcio non è fissato bene. Aspetta a tirare. Non devi dire queste cose! È la verità, è la verità! Il prossimo. Buongiorno. Ho un indirizzo e vorrei sapere se qualcuno che abitava lì è morto nel 1963. Cognome, data del decesso e poi firmi qui. Veramente non lo so. Sa, conosco solo il nome di battesimo. 1963. Donne, dalla A alla Z. È fortunata, pochi decessi nel 63. Potrebbe esserci un errore. Qui dice che era nubile. Stanza 204, registri matrimoniali. Ma non si tratta solo di questo. C'è scritto che si è suicidata, invece io credo che sia stata uccisa. Senta, per cose di questo genere, vada alla polizia. 1963. Se abbiamo qualcosa, deve essere in archivio. Se qualcuno mi cerca, torno fra un'ora. D'accordo. Lei ha la macchina? No. Prenda il tram fino in cima, poi il 118 in direzione ovest, fino qui, poi il 92 in direzione nord. Questo è il palazzo, non può sbagliare. E questi sono gli orari. E potrò consultare il materiale? Lo sancisce il diritto di libertà di informazione, solo per i casi già risolti. Grazie. Si immagini. Ah, mi scusi, ma non ho potuto fare a meno di ascoltare. Per arrivare agli archivi con i mezzi pubblici le ci vorranno 2 ore, sempre che li trovi. Se vuole, posso richiedere quello che le serve e me lo porteranno qui subito. Oh, grazie, prenderò un taxi, non importa. Perché no? Le faccio risparmiare la spesa. Io sono l'ispettore Alberts. Lynn Matthews. Jeff. Lavoro qui. Ah. Prego. Di qua. Va bene. Sì, Emerson, Mary Ann. 7 marzo 1963. Mandami tutto quello che abbiamo, Sara. Sì, alle 2 andrà benissimo. D'accordo? Grazie, ciao. Beh, grazie, lei mi ha risparmiato un mucchio di lavoro. E il costo delle ricerche.
Aspetterò là fuori. Se vuole. Oppure può pranzare con me. Cucina italiana? Andata. Perché la omicidi? L'ha scelto lei? Veramente sono stato scelto, direi. Ho un certo fiuto a quanto pare. Subito dopo essere entrato nella polizia mi sono capitati un paio di grossi casi e... beh, eccomi qui. Allora, creatrice di moda, eh? Mm-hmm. Bene. Non sono affari miei, ma lei che cosa c'entra con Marianne Emerson? Mia madre era al liceo con Marianne. Ci sarà una riunione della scuola e mia madre sta ricostruendo la storia della classe. Dove sono, che ne è stato di ognuno, cose del genere. Ho pensato che dovendo venire qui avrei potuto informarmi io su Marianne. Se non fosse stato per Marianne non ci saremmo incontrati. Già. Beh, adesso è meglio che torniamo, vediamo. Ah, ah. No. Lasci, tocca a me. Il dovere ci chiama. Ecco il materiale. Allora, è lei? Sì. Ed ecco come l'hanno trovata. Non le conviene guardarla. Dunque, Emerson Marianne, 20 anni, femmina di razza bianca, nubile. Niente testimoni. Rapporto della scientifica, rapporto della sezione omicidi, è piuttosto completo. Causa del decesso, suicidio. Incaricato delle indagini, Daniel Corso. Conosce quell'uomo? Uh-huh. Lavora ancora qui? Come no? Dan, hai 2 minuti? No, aspetta un attimo, per favore. Premere Alt e poi F1. Selezionare l'opzione B. Ma non c'è nessuna opzione B. Accidenti. D'accordo, Albert, che c'è? Hai qualche assassino per le mani? Questa è Lynn Matthews, è qui di passaggio da New York. Scusi, mi hanno appena costretto a usare questo coso. Credo che si debba premere Alt e F1 contemporaneamente. Guarda, è incredibile. Cosa posso fare per lei? Bene, grazie, tenente. Sì. È stato molto tempo fa. Era anche una bella ragazza. Sono cose che non ci si aspetterebbe mai. Dunque, se ben ricordo, non lasciò scritto nessun biglietto. No. La gente non si conosce mai abbastanza. È stata uccisa. Come dice, scusi? Mia madre ha detto che secondo lei è stata uccisa. Sì, questa è l'ipotesi di partenza in casi simili. Ma il rapporto è stato fatto dalla squadra omicidi. Poi che è successo? Qui risulta che non abbiamo trovato niente. Niente. Tutti gli elementi raccolti indicavano suicidio. Può essere sfuggito qualcosa? Beh, certo, qualcosa sfugge sempre. Per esempio? Per esempio, il rapporto dice che era nubile. Sì. Sua madre dice che era sposata? Già. Beh, questa è una cosa che non può sfuggire facilmente. Sì, ha ragione. Grazie. È stato un piacere. Grazie, Dan. Uh-huh. E senta, mi scusi. Prima ho chiesto il certificato di matrimonio di Mary Ann Emerson e mi ha detto di tornare più tardi. Mi dispiace, ho controllato. Non abbiamo certificati di matrimonio del 63 a quel nome. Ha controllato tutto lo stato della California? Mm-hmm. Eppure sono sicura che si sposò in quell'anno. Beh, grazie lo stesso. Forse aveva fretta. Cosa? C'è molta gente che si sposa nel Nevada. Là non si devono aspettare 3 giorni. La ringrazio.
Che c'è? Tenente Corso, ho delle informazioni molto interessanti per lei. Che genere di informazioni? Riguardano Mary Ann Emerson. Ho scoperto che lei... Signora, come vede, ho da fare. Mi dispiace, avrei dovuto pensarci. Senta, mi scriva un appunto e lo lascia all'ingresso. Lo leggerò appena possibile, d'accordo? D'accordo, grazie. Salve. Salve. Mark Gage? Mark Robert Gage, figlio di Carter e Evelyn Gage. Grazie mille. Qui risulta nato nel giugno... Ah, sì, lo conosco. Lo conosci? Perché? È un costruttore importante, famiglia molto in vista. Carter Gage è morto di recente. Mark invece è vivo. Certo. Mi sembra impossibile. Se quella donna avesse sposato Mark Gage... Sto aspettando una copia del certificato di matrimonio. Lui e Mary Ann si sono sposati il 4 marzo 63, con rito civile presso un giudice di pace a Reno. La disgrazia è avvenuta 3 giorni dopo le nozze. Dove posso rintracciarlo, secondo te? Prova a chiamarlo al suo ufficio. Impresa di costruzioni Gage. Che cosa gli dirai? Gli dirò della ricerca di mia madre e gli chiederò informazioni su Mary Ann. Sei fortunata se lo trovi. Perché? È un pezzo grosso. Sarebbe meglio che tua madre gli scrivesse personalmente. Sempre che tu non abbia un interesse particolare. Sto solo cercando di darle una mano. Che privilegio. Scortata dalla polizia fino alla porta di casa. Sono fuori servizio. Allora che ruolo hai? Sono soltanto un ammiratore. No, non posso farti entrare, Jeff. Scusa, ma per me non è il momento giusto. Apprezzo sinceramente tutto quello che hai fatto per aiutarmi e mi dispiace di averti involontariamente illuso. No, questi sono i rischi del mestiere. E io cerco illusioni là dove vorrei trovarne. Beh, buonanotte. Buonanotte. Divino. Ma se fosse stato il momento giusto? Buonanotte. Notte, notte, notte. Questa l'abbiamo trovata a Sosalito. 357 Magnum, ha le stesse caratteristiche. Aspettiamo la perizia balistica. Come fanno dei quindicenni a procurarsi pistole del genere? Vorrei saperlo. Ah, è ripassata quella bella ragazza. Già. Ehi, Dan, sai con chi crede che fosse sposata Mary Ann Emerson? Con chi? Con Mark Gage. Mark Gage, il costruttore? Già. Ma chi diavolo è quella ragazza? È quello che voglio scoprire. Informami sulla perizia. Sì, pronto. Sono l'ispettore Alberts. Avrei bisogno di avere delle informazioni da New York. Ci sono dei tempi precisi per aspettare, ricordatelo. Forza, quella giù. Forza. Ancora, ancora. Su, piano. Posso accompagnarla? Che diavolo ci fa qui? Dobbiamo parlare. 30 anni fa le ho detto che non volevo più rivedere la sua faccia. Beh, visto che non risponde al telefono, sono venuto di persona. Si chiama Lynn Matthews e viene da New York. Non poteva essere più che una bambina nel 63, sempre che fosse già al mondo. Che cosa sa? È convinta che Mary Ann sia stata uccisa e che fosse sua moglie. Non le ho fatto nessuna domanda per non creare sospetti. Ha detto che sta cercando una compagna di classe di sua madre. Può anche darsi che sia vero. Volevo che ne fosse al corrente in caso venisse da lei. Stia tranquillo. Se ci sarà qualche ostacolo, me ne occuperò io.
Senta, potrei parlare col signor Gage, per favore? Oh, e quando dovrebbe tornare? No, no, lo chiamerò io più tardi, non si preoccupi. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Se non sbaglio ci siamo già visti. No, non credo. Sono convinto di sì invece, ma non qui. Prego, dopo di lei. Scusi, ho dimenticato una cosa. Filbert Street 959. Prego. Stavo uscendo dal mio palazzo in Filbert Street l'altro giorno. Quel palazzo le appartiene? Già. Mark Gage. Lee Matthews. È ancora un cantiere, cosa voleva? Beh, sa, stavo passando da quelle parti e siccome mi è piaciuto il palazzo, volevo vedere l'interno. Lei è del settore? No, sto solo cercando un appartamento. Non sono ancora finiti? Lo so. Infatti sono venuta a lasciare il mio nome per quando saranno pronti. Ah. Beh, vada al quarto piano e parli con Sherry. Grazie. Può lasciarmi un recapito? Beh, sono in un albergo, mi fermo soltanto pochi giorni. Non importa, me lo lasci comunque, prego. L'avvertiremo non appena avranno inizio le vendite. La ringrazio. Sherry, mi dia quella cartella, per favore. Certo, signor Gage. Grazie. Sì, il tenente Corso, prego. Un momento, signore. Tenente Corso, pronto? Thank you.
mi scusi. Sì? Dov'è lo schedario delle riviste? Sa il nome dell'autore dell'articolo? Sì. È da quella parte. Dove? Laggiù, in fondo? Sì. Ah, va bene, la ringrazio. Se non dovesse trovarlo, torni da me. Va bene. Così controlliamo sul computer. Grazie. Adesso guardo. Che succede? Io sono ancora dentro. C'è una persona qui. C'è qualcuno qui. Stiamo chiudendo, signora. Non volevo spaventarla. Invece mi ha spaventata. Di solito avvisiamo con l'altoparlante, ma è rotto. Le mie carte. Pronto? Signorina Matthews, sono Mark Gage. Sì? Come le avevo detto, ufficialmente non stiamo ancora mostrando gli appartamenti, ma dato che lei è qui per pochi giorni, forse le piacerebbe vedere il palazzo. Potrei farle da anfitrione, se ancora le interessa. Beh, è gentile da parte sua. Bene, possiamo vederci alle 2? Sì, sono libera. D'accordo, allora più tardi. Arrivederci. A più tardi. Grazioso. Che diavolo è? 38 Special. AK-47. Uzi, le abbiamo trovate nascoste in un deposito. Questo è un arsenale, altro che deposito. Hanno a che fare con la morte di quei ragazzi? Sì, un paio di 357, l'ho già mandata in laboratorio. Da tutto il resto a Smiley. Voglio che venga catalogato, pulito e mandato agli esperti balistici. Tenente, Smiley è ammalato. Mettete tutto al sicuro finché non torna e ditegli che ha la precedenza assoluta. Albert? Sì? Quella ragazza di New York, come si chiamava? Lynn Matthews, perché? Mi ha cercato una tale, una certa Karen, pensavo che si trattasse di lei. A proposito, hai scoperto qualcosa? Sto ancora aspettando notizie. Fammi sapere, mi raccomando, sono curioso. E sta attento. Più sono carine, più sono pericolose.
Hai ragione, dagli retta. Chi è che ha lasciato le mattonelle del bagno nel corridoio? Salve. Salve. Ho portato alcuni schizzi, ma dovrà usare un po' di immaginazione. No, mi piace vederlo così, prima che sia ultimo. Bene. La sua scheda dice che è una stilista. Esatto. Chiamate il falegname, questi infissi fanno schifo. Da quando è suo questo palazzo? Dal 1950, perché? Curiosità. Il più delle volte non si sa quello che si cerca finché non lo si vede. Già, i posti sono come le persone, vero? Cosa vuol dire? Beh, ognuno di noi è unico e spesso non si sa cosa ci colpisca in particolare di una persona, come con lei. Ho la sensazione di conoscerla. È qualcosa al di là del suo aspetto. Secondo me ci siamo già incontrati. Può darsi che io le ricordi un'altra persona. Può darsi. Venga a vedere questo. No, veramente preferirei qualcosa che si affacciasse dall'altra parte. Forse là, in fondo al corridoio. Signor Gage. Ecco, questo per esempio. Questo sì che mi piace. Non ne sono affatto sorpreso. Lei ha ragione, sa. A che proposito? Noi ci siamo già visti. Dove? È successo a New York. Mi trovavo in quel taxi che l'ha quasi investita. Non riesco a capire. Già, e neanche io. Quando ieri nel suo ufficio l'ho riconosciuta, non sapevo cosa credere. Non so, può essere una coincidenza. Beh, grazie. Prego, è stato un piacere. Ah, dimenticato. Lynn, vorrebbe cenare con me? Non credo che sia il caso. La prego, vengono da me alcuni amici stasera e vorrei conoscerla meglio. Buonasera, signora. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Mi sembrava di aver capito che ci sarebbero state altre persone. Non si preoccupi, loro considerano molto chic ritardare. Champagne? Grazie. E così lei vive qui da solo? Col personale. Mi dica di lei, è sposata? No. Lei si è mai sposato? Ha importanza. Casa Gage. Un momento, prego. Il telefono, signore. Mi perdoni. Prego. Sì? Che sta succedendo? Stasera ho a cena degli ospiti. Lo so.
Sono in macchina di fronte a casa sua. Ha scoperto qualcosa? Si tratta solo di una cena, questione di lavoro. Fino a che ora resterà da lei? Mezzanotte più o meno. Non la faccio uscire prima, d'accordo? Perché? Glielo dirò più tardi. Va bene, arrivederci. No, grazie. Scusi, dov'è la toilette? In fondo al corridoio. Io c'ero e l'ho visto, guarda. Era assolutamente Babito, non fai muovere. Sì, lo so, è una frase scontata. Chi c'è? Thank you.
Grazie, di niente. Non siete ancora sul posto? Siete rimasti bloccati nel traffico? Dice che forse hanno ceduto da soli. Non c'è nessun segno di sabotaggio. Dato il tipo di guasto, è difficile stabilirlo. Credi che qualcuno voglia farti del male? Non lo so. Su, coraggio. Hai ricevuto quel certificato dal Nevada? Sì, è arrivato ieri. Bene, me ne dai una copia? Certo, ma perché? Per l'archivio. L'hai detto a tua madre? Sì, è molto interessata. Vuole fare altre ricerche e capire cos'è successo in realtà. Lynn, io so che tua madre è morta. Insieme a tuo padre, in un incidente aereo nell'86. Come vedi, ho fatto anch'io qualche ricerca. Se ti vuoi interessare a Marian Emerson, sono affari tuoi. Ma non mi devi mentire. Capito? Quando i miei sono morti in quell'incidente aereo, avevo 23 anni, 4 mesi e 11 giorni. È esattamente la stessa età che avrebbe avuto Mary Ann il giorno in cui i suoi genitori sono stati uccisi. Ho visto le lapidi. Mary Ann è morta il 7 marzo 1963. Il 7 marzo di quest'anno io ho cominciato ad avere degli incubi. Ritornavano sempre più frequentemente. Non avevo mai fatto sogni così realistici prima. Ho fatto il disegno di un edificio che ho visto in un sogno. Non sapevo neanche della sua esistenza finché non l'ho visto qui, a San Francisco. Eppure era la prima volta che venivo in questa città. Ho anche fatto il ritratto di Mary Ann. Coincide esattamente con le fotografie che mi hai fatto vedere. Che stai cercando di dirmi? Siccome gli incubi continuavano, ho consultato uno psicanalista. Mi ha ipnotizzata e ha detto che quegli incubi non erano affatto sogni, ma si trattava di ricordi, che ho avuto una regressione a una vita precedente e che io in quell'altra vita devo essere stata Mary Ann Emerson. Lo sapevo che era sposata, perché nella tromba dell'ascensore ho visto una fede al suo anulare. Dicevi che è stata uccisa. Le hanno dato una spinta. Chi è stato? Non lo so, non sono riuscita a vederlo con chiarezza. Ma sono quasi sicura che fosse Mark Gage. Oh. Jeff, io non ho mai creduto nell'aldilà, nella reincarnazione o in cose del genere finora. Tu credi probabilmente che io sia pazza, lo so, ma non avrei mai potuto sapere di Mary Ann. Devi credermi, ti prego. Hai visto Mark Gage? Sì, ho passato un po' di tempo con lui. Per cercare di capire che tipo fosse. Si dice che quelli che hanno avuto una relazione in una vita passata si rincontrino in un'altra. Ne sono convinto, specialmente se si cercano a vicenda. Oh, io non l'ho cercato affatto. Il giorno in cui sono cominciati gli incubi mi trovavo a New York in un taxi che l'ha quasi investito. Non sapevo neanche che fosse lui finché non l'ho visto qui. Deve essere da questo episodio che è cominciata la storia. E Gage ne sa qualcosa? No, non credo. Ma ieri sera a casa sua mi ha scoperta mentre frugavo nella sua valigetta. Credi che abbia sabotato lui la tua auto? Questo non lo so. No, lasciami andare, ti prego.
Ma nel tuo sogno non hai visto che era Mark Gage? Ma Mary Ann ha detto il suo nome. Beh, anch'io ho scoperto qualche cosetta. Quello che mi ha detto ieri mi ha fatto riflettere, per cui ho passato un paio d'ore nell'ufficio del patologo, frugando tra schedari impolverati. Allora, questo è il rapporto manoscritto del patologo, datato 13 marzo 1963. Che cosa dice? Qualcosa che nel nostro non c'era. Dunque, una differente colorazione della pelle e un'impronta di pressione sull'anulare sinistro indicano la rimozione di un anello largo approssimativamente 3 mm. Avevi ragione. Che cos'altro sai? Che vuoi dire? C'è qualcosa che non mi hai detto? No, non credo, no. Dice anche che Mary Ann era incinta. Sei sorpresa? Sai bene? Sì. No, avevo richiesto questa perizia da almeno 3 settimane. Ben? Steve, posso richiamarti fra un minuto? Sì, grazie. Perché non ci ha detto che Mary Ann era incinta? Lei avrebbe dovuto saperlo. Sì, lo sapevo. Voi probabilmente non eravate ancora nati. Beh, sappiate che nel 63 le cose andavano diversamente da ora. Era uno scandalo, specialmente per una ragazza cattolica come Mary Ann Emerson. Sì, che era incinta lo sapevo. E non ne ho fatto menzione nel mio rapporto. Non è una cosa di cui vado fiero, ma avresti fatto la stessa cosa se avessi visto l'espressione sul viso dei suoi genitori alla parola suicidio. Non volevo causargli altro dolore dicendogli che la loro figlia era incinta. Per una volta non ho seguito il regolamento alla lettera. E dell'anello che mi dice? Ma cerchiamo a lungo eventuali tracce di un ragazzo nella sua vita. A detta dei suoi genitori non sapeva neanche cosa fosse un fidanzato. Abbiamo immaginato che sia stata l'avventura di una notte e che per questo si sia ucciso. A quell'epoca quanto potere aveva Carter Gage? Carter? Infinito. Lo conosceva? Beh, non esattamente. Con dei colleghi, nei momenti liberi, facevamo il servizio d'ordine alle sue feste. Sapeva che era suo il palazzo dove abitava Mary Ann? Fate sul serio con questa storia di Mark Gage, eh? Questa è una copia del certificato di matrimonio di Mark e Mary Ann. Sono stata a lungo in biblioteca e ho letto tutto quello che ho trovato su Mark Gage. La sua vita cambiò radicalmente subito dopo la morte di Mary Ann. Era stato indirizzato verso una carriera politica, invece lasciò un lavoro importante nello staff di un senatore e sparì per 2 anni interi. Quando ritornò, cominciò a lavorare insieme a suo padre. Ottimo lavoro. Possiamo riaprire il caso, allora? Non ci sono limiti di tempo nei casi di omicidio. Credo che farò una visitina al signor Gage. No, ehi. Senti, il caso è tuo se lo vuoi, ma prima ci sono cose più importanti. Questo ha aspettato 30 anni, quindi può aspettare ancora. Devi setacciare il quartiere della missione con Erdvik. Voglio sapere da dove sono saltate fuori quelle armi. D'accordo. Ora perché non torni in albergo a riposare? Ti chiamo dopo, eh? Ci vediamo a cena. Perché no? Ci sto. Ciao. Ma perché se ne interessa tanto? Che cosa c'è sotto? Vuoi sapere la verità? Ciao, Alice. Salve, tenente. Smiley è ancora malato, eh? Non me ne parli. Thank you.
Ho chiamato il suo ufficio. Mi hanno detto che non c'è andato. Ho pensato che volesse evitarmi. Ho avuto molto da fare. Mi aspettavo che mi chiamasse dopo la sua festicciola. È finita tardi. Cosa ha scoperto su di lei? Poco o niente. Mi pare che la ragazza sia stata più brava. Cosa vuol dire? Si può scoprire molto su una persona quando si entra in casa sua. È riuscito a capire chi è? Crede di essere la reincarnazione di Mary Ann Emerson. Fa dei sogni ricorrenti su lei e Mary Ann. Sa cose che nessuno oltre a noi potrebbe sapere. E lei come sa tutto questo? La ragazza ha fatto amicizia con uno dei miei agenti. Mi ha fatto comodo, ma purtroppo lui si è incuriosito. E ora vuole riaprire il caso. Non posso certo impedirglielo. Si ricordi che ci siamo dentro tutti e due? Non per mia scelta. Lei è solo un vigliacco. Non riusciva neanche a tenere testa a suo padre. Aveva grandi progetti per lei. Membro del congresso, senatore, chissà cos'altro. La conversazione è finita. Io dico di no, invece. Ma che cosa vuole? Che cosa vuole lei? Vuole organizzare altre cene per quella ragazza? Vuole innamorarsi di lei un'altra volta? Come fa a non capire che vuole rovinarla? Chiunque essa sia. Apra gli occhi e la smetta di vivere nel passato. Dobbiamo ucciderla di nuovo. Vediamoci all'appartamento 404 stasera alle 9. Lascia aperta la porta d'ingresso. Crede di essere Mary Ann? Morirà come Mary Ann. Sì, pronto? Sono Dan Corso, sono felice che sia ancora lì. Beh, a dire il vero aspettavo Jeff, abbiamo appuntamento alle 9. Lo so, mi ha detto lui di telefonarle. Si trova al vecchio appartamento di Mary Ann Emerson. Dice di avere le prove che Gage l'ha uccisa. Vuole che lo raggiungiamo lì? La posso prendere fra un paio di minuti? Sì, va bene, scendo subito. Eccomi. Salve. Jeff mi ha detto come è cominciata per lei questa storia. Però non ci crede, vero? Devo essere sincero? Se tutto coincide con la sua teoria, finirà in prima pagina. Di nuovo. Già. Jeff? Siamo qua. Deve essere di sopra, nell'appartamento. Faccia attenzione. Voglio dirlo a tutto il mondo. Glielo proibisco. Che c'è? Credo di aver sentito delle voci. Probabilmente è lui. Jeff? Lei non farà nessun annuncio, a nessuno! Io sono sposato, capisce? È mia moglie! Suo padre non permetterà che getti al vento la sua carriera! Quella donna è una sbaldrina! Fuori, se ne vada! Non voglio rivedere mai più la sua faccia! Jeff?
Allora è questo il posto. L'hai sentito anche tu? Ha cercato di comprarmi! Il nostro matrimonio non funzionerà, io lo sapevo! Non voglio che tu dica queste cose. È la verità, è la verità! Non preoccuparti, parlerò io con mio padre. Sarà tutto inutile! Non riuscirai a fargli cambiare idea! Si sente bene? Forse è laggiù all'ascensore. Andiamo. Jeff? Ma cosa sta facendo? Voglio mostrarle cosa pensiamo che sia successo. Si sente male? Ah, mi gira un po' la testa. Le passerà. Venga qui. La lasci andare. Mark. Dov'è Jeff? È me che aspettavate. Non permetterò che venga uccisa ancora. Ma perché? Chi è che vuole uccidermi? Ora la smetta, Gage. Sappiamo che ha ucciso Marianne. Non si avvicini, Dan. Cosa vuole fare? Ucciderla di nuovo? Non è vero, Lynn. Mio padre l'aveva mandato per comprare Marianne, voleva che uscisse dalla mia vita. Lei rifiutò e minacciò di andare alla polizia. Dan fu preso dal panico e la uccise. Io non ho parlato solo per proteggere mio padre. Sta mentendo spudoratamente. È lui che sta mentendo, Lynn. L'ha portata qui per simulare un suicidio, esattamente come ha fatto con Marianne. Non riuscirei a impedirlo. Mark! Mark! Assassino! Cosa? Oh!
Marianne. Lo so. Io ti amo, Marianne. Me ne occupo io. Come stai? Tutto bene? Stai bene? Sì. Andiamo. Su, coraggio. Tutto a posto. Ci sono qui. Fate passare, ragazzi. La scientifica è finita? Sì, ce ne andiamo.